Il cinema e l'arte hanno la possibilità di usare la loro voce per denunciare i nemici del pianeta e la storia del grande fotografo Eugene Smith lo dimostra. Credo nell'impegno ecologista. I giovani ambientalisti possono cambiare il mondo. L'impegno per l'ecologia unisce il cinema e la fotografia. Il grande fotografo Moja Patrick Nassogne ha espresso la preoccupazione collettiva per i problemi dell'ambiente e per l'inquinamento in un servizio fotografico realizzato a Porto Venere, il meraviglioso paese della Liguria designato come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Su alcune foto delle modelle c'è un effetto petrolio realizzato con inchiostro di seppia che richiama la minaccia dell'inquinamento nel mare Mediterraneo e in generale negli oceani del pianeta. Le fotografie esprimono il pericolo delle catastrofi ambientali proprio come in un racconto cinematografico. Noi cerchiamo sempre di abbinare le foto che facciamo con il cinema, evidentemente. Cerchiamo un fil rouge e abbiamo sempre un'idea di abbinare queste facce, molto di questi talenti, ad un'idea accanto al cinema. Ça c'est super, ça c'est extraordinaire. Génial. L'incontro tra il cinema e la fotografia avviene anche nel segno del glamour. Proprio Moja Patrick Nassogne, il fotografo delle star, ha spesso realizzato servizi fotografici ispirati ai grandi film. Sono diventate iconiche le sue foto che ricreano in chiave moderna famose scene interpretate da Sophia Loren, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Altrettanto iconici i suoi ritratti delle stelle moderne, immortalate spesso a Cannes, il più glamour dei festival di cinema. Monica Bellucci, l'attrice italiana più famosa sulla scena internazionale. È una delle più belle, una delle più carismatiche. Un eccesso di bellezza, un eccesso di glamour, un eccesso di personalità. È proprio qualcuno che ha un'aurea attorno a lei che è incredibile. Penelope Cruz è la musa di Pedro Almodovar. Penelope Cruz è qualcuno di molto gentile, si avvicina alla gente. Anche lei ha un'aurea pazzesca, cioè è una bellissima donna. Ed è una grandissima attrice, è una persona di grande fascino. And through with love, I'll never... Dalle fotografie delle star moderne alle immagini delle dive del passato e di sempre, il grande fotografo canadese Douglas Kirkland è protagonista.